Cara Cugliunara, lo capisci l'algherese? Ma poco. Però Cugliunara, direi che è internazionale. Cosa vuol dire? Mi stai scherzando? No. No, ripetilo. No, ma stai facendo video o foto? Video. E allora non lo ripeto? No, ripetilo. Ho detto Cugliunara. Ah, Cugliunara, e cioè tradotto in italiano? Fesseria. Allora Sonia, tu che ti occupi di fotografia da un pezzo e sei qui appunto per presentare una mostra fotografica, due parole su questo, su Sogni Meridiani. Allora, Sogni Meridiani lo possiamo chiamare, in realtà Ligius che lo chiama così, Facce di Sardi 2, perché arriva 20 anni dopo la prima edizione ed è una carrellata di ritratti monotematici che riguardano poeti sardi. Dunque, in qualche modo una sottocategoria culturale, ma in realtà una dichiarazione d'amore per la fotografia da parte di Ligios. Tu che rapporto hai con la fotografia? Io ho un rapporto, diciamo, laterale, nel senso che non scatto, non la pratico in linea diretta, ma ho un rapporto, diciamo, da guardona, nel senso che mi limito a goderne e a criticarla. Quali sono i fotografi che ti piacciono così, quelli che ti hanno formato? Io ho una predilezione per le fotografe, mi dispiace doverlo ammettere, ho un interesse particolare per chi lavora col corpo, dunque parto da Francesca Woodman in poi, dunque dagli anni 80 in poi mi piace tutto ciò che è ibridato, e tutte le nuove ricerche che in qualche modo si muovono in un terreno non definito in maniera troppo netta. Quando è iniziato l'amore per la fotografia? Il primo input? È iniziato quando sono tornata in Sardegna. Prima dove eri? Prima ero a Bologna per studi eccetera, quando sono tornata in Sardegna con l'incontro con Superato è esploso l'amore per la fotografia. Interrompiamo perché arrivano le personalità. Grazie comunque. A te.